A proposito di trattative trasparenti e di negoziati alla luce del sole, l'altro caso clamoroso che è esploso recentemente è quello dell'Ilva, no? Qual è la situazione lì con questi benedetti, non saprei come definirli, di Investitori. Arcelor, sì, lei usa un eufemismo, ArcelorMittal, che cosa combinano? Si Allora, riapre lì la trattativa oppure lei è ottimista, pessimista? no, io sono ottimista. Ricordo che questi signori hanno messo sul piatto tra investimenti ambientali, investimenti industriali e prezzo che pagano ai creditori quasi 4 miliardi di euro. Quindi, insomma, è un gruppo che fa questo lavoro in tutto il mondo. Quello che gli ho detto è un'altra volta che loro non possono far partire la trattativa da diciamo, da un punto diverso da quello che era nell'accordo con noi, per poi magari arrivare a quel punto, ma come frutto della trattativa, perché io non è che sono Il un tema è il costo amichetto del che lavoro passa. dei Sì, 10.000 che restano, no? loro hanno sempre detto, e tu, diciamo, l'offerta di quella di chiamiamola CDP era peggiorativa rispetto a questo, loro hanno detto sempre che avrebbero assunto alla fine, dopo un lungo negoziato, 10.000 persone. Su Su 14.000, 14.000. quindi Gli altri comunque sono esuberi, 4.000 no? esuberi ci No, sono. perché i 4.000 che rimangono, oggi peraltro sono 3.000 persone in cassa integrazione, i 4.000 che rimangono sull'amministrazione straordinaria pagati con gli ammortizzatori sociali per fare 1 miliardo e 100 milioni di euro di opere di bonifica. Risanamento Quindi per ambientale, strada non sì. va una persona. Questa cosa, diciamo, la conformazione di questa offerta era nota da giugno, è nota a tutti, abbiamo fatto incontri sindacali. Qual è la differenza? La differenza è quindi loro potevano legittimamente sedersi e poi negoziare partendo da quel punto di partenza. Poi ovviamente noi avremmo fatto di tutto per fargli alzare il numero. Quello che non possono fare è dire sì, ma quei 10.000 io non li riconosco Non o 50.000 comunque, euro diciamo, all'anno, ma... non garantisco di riconoscerli, perché non hanno detto non li riconoscono, hanno detto per me non è il punto di partenza della trattativa, per me sì. E quindi tu ti siedi quando riconosci quello. Per quello è il lavoro del Ma governo. ritornate, quando vi risedete al tavolo? Quando si chiariscono su questo punto, E ancora non si sono chiariti, lei ha avuto secondo segnali su me si questo? chiariscono rapidamente.